Da oltre 30 anni il ristorante Arcobaleno a Cava dei Tirreni significa qualità e convenienza. 11 milioni di euro per la riqualificazione urbana, recuperando importanti contenitori rimasti inutilizzati da troppi anni, guardando ad un futuro sostenibile della città. Questi i principali obiettivi prefissati dall'amministrazione comunale di Cava dei Tirreni, che ha beneficiato di un importante finanziamento comunitario. Stamane, presso la sala di rappresentanza del Palazzo di Città di Cava dei Tirreni, il presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca e il sindaco Vincenzo Servalli hanno sottoscritto il decreto di assegnazione definitivo del finanziamento di 11 milioni e 197.000 euro del programma integrato Città Sostenibili. Cosiddetti fondi PICS. È una giornata importante perché veniamo qui a Cava a firmare un protocollo d'intesa che destina alla città di Cava 11.200.000 euro della Regione Campania per un programma molto bello di riqualificazione del territorio, di valorizzazione di edifici storici, di creazione di parchi pubblici, frazione di Santa Lucia, San Pietro, di valorizzazione turistica. Mi pare un programma importante da parte di una amministrazione comunale che ha dimostrato efficienza. Per l'occasione sono intervenuti il sindaco Vincenzo Servalli e l'assessore all'urbanistica Giovanna Minieri, che ha illustrato al governatore i 4 macroprogetti e gli 8 interventi previsti per programmare il futuro della città nell'ottica del recupero, valorizzazione e rigenerazione urbana. Sono risorse importanti, 11 milioni e 200 mila euro circa, che avranno una ricaduta sul nostro territorio in termini di sviluppo, in termini di occupazione. Il tema del lavoro, dei posti di lavoro è fondamentale anche nella nostra città. Io lo vivo tutti i giorni, quando vado per strada o quando ricevo delle persone qui. Il lavoro non lo fa il comune, il lavoro lo fanno gli investimenti, lo fanno le imprese, lo fanno la possibilità su una città importante come Cava dei Tirreni di mettere in moto il settore delle imprese edili, i tecnici, gli architetti, gli ingegneri, i geometri, con tutto l'indotto che poi il settore determina. La possibilità di fare appunto questi interventi importanti che l'assessore Minieri ha descritto in maniera puntuale, di riqualificazione, di rigenerazione urbana, con lo sguardo proiettato all'ambiente e soprattutto alle nostre frazioni, rappresenta la grande occasione per i prossimi mesi e per i prossimi anni. Diciamo che l'iter procedurale, quello burocratico, in qualche modo si è chiuso. Avremo adesso un'ulteriore tranche rispetto all'anticipazione prevista e quindi una liquidità che ci permette naturalmente di fare andare avanti i bandi di progettazione che noi abbiamo già in buona parte predisposto. Quindi a breve noi pubblicheremo i bandi di progettazione un po' per tutti gli interventi del PICS e invece provvederemo ad implementare quelli che sono interventi immateriali, naturalmente proprio con la realizzazione, spero a breve termine, insomma, avendo appunto una capacità economica concreta. Insomma. Quindi finalmente il programma parte completamente e quindi non dobbiamo fare altro che lavorare per iniziare a vedere i frutti di tutti questi progetti che abbiamo messo in campo.